Rientriamo insieme, ancora buon pomeriggio a tutti voi, ancora buon giovedì, una bellissima giornata di sole. Noi vi teniamo compagnia con la nostra trasmissione e ora andiamo a parlare di psicologia. Abbiamo un esperto, abbiamo il dottor amico Colaianni che è tornato a trovarci. Salve, buon pomeriggio. Parliamo innanzitutto dell'uomo, l'uomo che è complessissimo e con il dottor Colaianni cerchiamo di capire l'uomo uno e trino, cosa significa questa definizione, come lo spieghiamo? Beh, noi parliamo spesso e volentieri dell'uomo e sembriamo tutti degli scienziati dell'uomo, tutti parlano dell'uomo, tutti sanno cos'è l'uomo, tutti conoscono come funziona la nostra mente, tutti agiscono come convinti che la nostra mente e l'uomo, la struttura dell'uomo, sia in un modo piuttosto che un altro. Molte delle nostre espressioni, molte delle nostre, anche dei nostri disturbi psicologici, nascono dalle cattive convenzioni che noi abbiamo di noi stessi e ci avvitiamo proprio perché alla base c'è una cattiva convinzione. Beh, io ho sempre pensato e sostenuto che forse la scienza dell'io, la scienza dell'uomo, la scienza vera psicologica non è quella che studiamo all'università. Non è quello che ci ha raccontato Freud o che ci raccontano all'università, ma che ce l'hanno raccontato anticamente le grandi religioni. E guardiamo una cosa. Se guardiamo la Bibbia dice che Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Sì, esatto. E poi si dice che Dio è uno e trino. Quindi l'uomo è uno e trino. E vediamo di dividere l'uomo in tre parti. Perché le tre parti sarebbero quelle della religione, Padre, Figlio e Spirito Santo. La religione usa, bisogna stare solo attento a una cosa, la religione usa il linguaggio sacro che va tradotto in termini di processi psicologici. Ecco dove che non si riesce a comprendere questa cosa. Però se noi traduciamo il linguaggio sacro in termini psicologici e diciamo l'uomo è uno e trino, quali sono le tre parti? È facile se noi osserviamo noi stessi. La prima parte fondamentale è il corpo. Sì. La seconda parte è da qui in su, dove ci sono 100 miliardi di cellule. Questa parte qui però può avere una caratteristica. È unica ma ha due funzioni, cioè c'è una parte esecutiva, elaborativa e una parte valutativa. La parte esecutiva, elaborativa è uguale al cervello animale. La parte valutativa è tipicamente dell'uomo. Gli istinti e poi la ragione, sono queste due cose? Gli istinti è un elaboratore. Il cervello di un animale è un elaboratore. Elabora dati tramite i sensi e ubbidisce e media fra il corpo e il mondo esterno. Un animale ha fame e che cosa fa un animale? Il messaggio dell'animale che dice io voglio questa cosa, manda il codice a barre al suo cervello elettronico. Immaginiamo un gattino che non è stato mai da nessuna parte, che è stato allevato in casa. Se ha mal di pancia e lo metti sopra su un prato, riesce a trovare l'erba che lo fa vomitare. Beh, nessuno si chiede come riesce a farlo. Chi gliel'ha insegnato? E chi gliel'ha insegnato? Nessuno gliel'ha insegnato, ma è il corpo il padrone di quella mente. Il corpo manda un codice e dice quello che gli serve. La mente prende il codice e tramite i sensi, muovendosi, perché l'animale appena ha il codice, l'impulso da parte del corpo, si muove a caso per tentative ed errori. Muovendosi nel grande supermercato del prato riesce a trovare lo stesso codice e lo trova perfettamente. Ora immaginiamo che la cosa sia così anche con noi, con una lieve differenza. Che anche noi abbiamo una parte animale.
E anche noi però abbiamo un'altra parte del cervello che è tipicamente nostro, che non c'ha nessun altro essere vivente sulla faccia della Terra. Ed è un cervello che ha memorie e che ricorda avvenimenti distanti nel tempo. E per giunta queste memorie sono anche codificate, nel senso che c'è un codice di ciò che è bene e ciò che è male. Sì. Se leggiamo il linguaggio sacro della Bibbia e lo traduciamo in termini di processi psicologici, ci accorgiamo che il primo comandamento è forse quello che ci dà più indicazioni. Perché nel primo comandamento sta scritto: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Beh, traduciamolo in processi psicologici. Chi è il Dio di questi 100 miliardi di cellule? Questi 100 miliardi di cellule sono la specializzazione, sono cellule specializzate per mediare fra i bisogni del corpo e il mondo esterno. Sì. E allora il Dio della mente chi è? Cioè del corpo chi è? È la nostra mente il Dio del corpo. Però a differenza della mente animale, che ubbidirà comunque, tukur, al suo Dio, che è il corpo, noi possiamo non ubbidire al corpo. Ecco perché c'è la raccomandazione del comandamento. Io sono il Signore Dio tuo, è come ricordare alla mente umana, alla funzione umana, che deve ubbidire ai bisogni del corpo. E perché non si ubbidisce ai bisogni del corpo? Molto spesso vedi quando si fa abuso di alcol, di droga, di fumo e quant'altro. Vedi, è qui la caratteristica della mente umana. La mente umana, la parte valutativa della nostra mente, acquisisce tutta una serie di esperienze, le mantiene, ne fa come un grande archivio. Ma insieme all'acquisizione delle esperienze acquisisce anche le reazioni del corpo a quelle esperienze, perché questi 100 miliardi di cellule non sono soltanto al servizio dei nostri occhi, ma sono strettamente legati al nostro corpo, e qualunque cosa avviene nel corpo viene registrato costantemente. Quindi se io ho un'esperienza, contemporaneamente a quell'esperienza che passa tramite i miei sensi e viene registrata nella mia memoria, io ho contemporaneamente la reazione piacevole o spiacevole del mio corpo a quell'esperienza. Sì. Beh, questa reazione piacevole o spiacevole comporta il fatto che io comincio a fare un codice. Arrivo a 15 anni e ho un bel archivio di esperienze codificate, e a quel punto penso giustamente di servire il mio corpo anticipando le cose, perché se mi ricordo che quella determinata cosa, quell'altra mi ha fatto male, quell'altra mi ha fatto bene, è naturale che io non solo voglio risolvere i problemi quando il problema mi si presenta, ma lo voglio risolvere in anticipo. Lo so, me lo ricordo. Ho fame. Per quale motivo devo fare tutta una fatica? No, vado a comprare le mele, me le metto in frigorifero. Quando avrò fame, le mangerò. Certo. Vedi, è una cosa che ci aiuta moltissimo nelle cose. Però dov'è il punto? Dov'è che la mente non avrai altro Dio fuori di me? Perché la mente dell'uomo può andare contro il corpo? Proprio nel momento in cui vuol servire il corpo al meglio, lo vuol far riposare, non vuol togliere un sacco di fatica, perché poi alla fine il corpo deve lavorare per raggiungere degli obiettivi, proprio in quel momento la mente che sa ciò che è bene e sa ciò che è male può cominciare a non ascoltare più il nostro corpo, il nostro Dio. Però la trasgressione da dove nasce allora? Da qui. E può imporre al nostro corpo ciò che per lui è bene. È la stessa cosa di quando un medico ti dice che le mele fanno bene. E tu, siccome il medico ha detto che le mele fanno bene, io mangio le mele, anche se sento bruciore di stomaco,
io continuo a mangiare le mele. Ecco, questa è la trasgressione contro il nostro Dio corpo. Ma ne sa più il medico o il mio corpo se a me servono le mele o qualche altra cosa? È il mio corpo che lo sa. Il mio corpo mi deve dire quello che vuole. Certo. Ma io posso commettere questo errore. E questo sarebbe un errore banale. Su questa linea commettiamo i più grossi errori del mondo. Se torniamo sempre alla Bibbia, la Bibbia cosa, di che cosa parla? Parla di Satana. Satana è l'oppositore, si viene tradotto. Quindi traduciamo questo linguaggio sacro in termini di processi psicologici. Chi è il Satana? Qual è la parte satanica della nostra mente? Qual è la parte che può opporsi alla vita? Proprio la nostra mente umana valutativa. Proprio in base ai concetti di ciò che è bene e di ciò che è male. Noi non sbagliamo per il male, noi sbagliamo per un eccesso di bene. Questa è la vera tentazione. Noi non commettiamo fesserie perché evitiamo il male. Noi commettiamo sciocchezze perché cerchiamo un bene o un eccesso di bene. Ma in che senso poi l'uomo è trino? Allora abbiamo detto due parti. No, abbiamo fatto già tre. Tutte e tre? Perché la parte umana, la parte animale e il corpo. Ok. Quindi una volta trovato questo, guardiamo un po', ritorniamo alla trinità dell'uomo. Quindi il corpo, il padrone della mente, sia della funzione animale, sia della funzione umana. Però la funzione umana è anche un centro di comando, proprio perché può andare contro il corpo, è anche un centro di comando. Quindi abbiamo una mente, quella animale, che è un computer esecutivo e elaborativo nello stesso tempo, e abbiamo due centri di comando, il corpo e la mente umana. Beh, se guardiamo bene questa cosa, ci rendiamo conto che la nostra mente umana può comandare la mente animale e la mente animale a quel punto comanda il corpo. Però il senso di colpa da dove nasce? Ma sempre dal bene e dal male. Nel momento in cui io cerco il bene e temo il male, da dove nasce? Mi nasce il senso di colpa perché ho fatto qualcosa e penso che sia stato sbagliato, che mi possa portare chissà quali conseguenze. E vedete, che stiamo pensando? In anticipo stiamo pensando. Desidero qualcosa perché ne temo un'altra. E allora guardiamo bene questa cosa, giusto? Questa osservazione mi spinge a mettere in evidenza quel meccanismo che scatena le nostre emozioni. E il meccanismo è proprio questo. Io desidero qualcosa. E perché desidero qualcosa? Perché ne voglio evitare un'altra. Perché ho un bisogno. Quindi un bisogno mi spinge a colmare questo bisogno. Oppure qualcosa, ecco, nell'archivio della memoria, mi ricordo che qualcosa non mi è stato bene o mi ha fatto del male. E quindi desidero evitare di ricadere nella stessa situazione. Quindi di far meglio. A questo punto cosa succede? Succede che questo centro di comando, che può comandare la parte animale, quindi comandare il corpo di conseguenza, può commettere un grosso errore. Ovvero? Il grosso errore che fa la mente valutativa è che quando si pensa a desiderare qualcosa, a progettare qualcosa per evitare un'altra cosa, si dimentica che si trova a giocare questa partita sul campo del futuro. E cade nella tentazione di giocarla sul campo del presente. Noi, se ci si accende uno stop davanti, sì, reagiamo con tutti e due le menti. Immediatamente scansiamo la macchina e facciamo delle operazioni terribilmente complesse che i computer che abbiamo fatto sulle nostre macchine non sono capaci a fare. Cioè, noi calcoliamo la nostra velocità, la velocità della macchina davanti, freniamo e scansiamo. Per parcheggiare una macchina con un computer, con i sensori, se va oltre 30 all'ora sbatti. Certo. Qui andiamo a 130, 140 e fermiamo la macchina a tempo.
Quindi abbiamo una capacità reattiva e elaborativa notevole. In questo caso tutti e due elementi, con tutte le loro esperienze, con tutte le loro memorie, reagiscono. Ma quando la parte valutativa decide di andare, dice, beh, torniamo all'esempio della macchina, voglio andare a Roma, e se poi qualcuno mi inchioda la macchina davanti, e se io non riesco a frenare, e se io qui e se io là, cosa sta succedendo? Che mistero, mistero. Che io comincio a pensare a qualcosa di pericoloso. C'è una telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io sto ascoltando i dottori e dice delle cose veramente bellissime, che noi veramente sì siamo mezzi animali, cioè la parte, cioè l'istinto animale e umano. A volte io mi chiedo, dottore, con tutto quello che succede in questo pianeta, ci sono violenze che fanno veramente, non dico la parola, volta stomaco. Allora io ho gli animali e ci vivo da 65 anni e più, e guardo i miei animali e dico al mio canino, te tu lo faresti, vero? Perché se un canino va nella stagione degli amori, lui annusa la canina, se la canina non ci sta, lui prende, gira e viene via. Mentre invece l'umano prende e violenta e uccide, perché una ragazza, aver avuto una violenza, sarebbe meglio morire, ecco. Allora mi dico, per vivere bene cosa c'è? Io ho avuto l'insegnamento della mia mamma sulla religione, allora comandamenti, perché sono cattolica, ma sono ortodossa anche. È cattolica o ortodossa? No. Però c'è una cosa, ecco. Come fai se tutto se uno due? Vuole vivere bene, bisogna legga. No, aspetti, arriva il punto. Io non sono praticante, però credo in Dio e il bene e il male si conosce tutti. E se ci si può mantenere nella linea retta, tutti si sa come fare. Le tentazioni sanno tutti, se siamo davanti a una scatola. Sì, però arriviamo alla domanda, signora, perché... Volevo dire che oggi miliardi, sì, certo, volevo dire oggi miliardi di persone sono diventati non solo né umani e né bestie, perché okay. Se fossero bestie, come ho detto prima, si comporterebbero molto molto meglio. E umani... Questo pianeta sta andando a rotoli grazie all'uomo, no, alieno, no, umano, no, bestia neanche, dottore, non si sa che c'è qua giù. Insomma, siamo uomini, bestie, cosa siamo? Grazie, grazie insomma, mille. Ecco. Grazie, si va a rotoli, insomma, ottimismo a raffica. Infatti sta ponendo una questione veramente seria, cioè nel senso, come mai noi che siamo uomini ci comportiamo spesso e volentieri peggio degli animali. E ci metto anche volentieri. Perché noi possiamo andare contro la vita. La parte umana di noi stessi, che ricorda, che ha l'archivio delle memorie di ciò che è bene e di ciò che è male, può rischiare di andare contro la vita. E quando ci va contro la vita? Tutte le volte che desidera fare qualcosa. E agisce in anticipo. E agisce in anticipo in base a ciò che pensa che sia bene. Quando noi agiamo in anticipo, come stavo dicendo prima, e ci dimentichiamo che stiamo giocando questa partita sul campo del futuro, allora noi commettiamo dei guai. Perché? Che vuol dire il campo del futuro e il campo del presente? Quando desidero qualcosa, faccio un progetto per domani, è il futuro. Ma il futuro è incerto. E questa è la caratteristica del futuro, che l'unica certezza che ha è che è incerto. Allora io desidero questo perché volevo scappare da quest'altra cosa. Questa è la tragedia dell'uomo. La vita ci ha dato un grande dono di poter sbagliare su questa cosa. È un dono terribile, perché sbagliamo sul serio, ma sbagliando noi diventiamo consapevoli di noi stessi. Di essere... Però c'è un vecchio detto, chi non risica non rosica, cioè se non rischi non ottieni nulla. Ecco il punto. Quindi che succede quando io desidero qualcosa e ne temo un altro, il futuro è incerto? Che devo accettare il rischio del fallimento. E il problema dell'uomo dov'è?
che cerca di far bene o cerca di migliorare il proprio ipotetico progetto in modo da evitare guai, di non ricadere nella situazione precedente, come dire voglio andare in autostrada e non mi voglio beccare un incidente. Appena comincio a pensare così, almeno che io non accetto il rischio dell'incertezza del futuro e dico vabbè, nel caso in cui si fa l'incidente ci penso allora, ora non ci posso pensare. Grosso modo andrò in autostrada e cercherò di scansare macchine. Più di questo non posso fare. Beh, se la facciamo così, non scateniamo le ansie dentro di noi. Ma se noi diciamo, io voglio andare sull'autostrada e voglio essere anche sicuro di non fare nessun incidente, di arrivare sano e salvo, ma io sto pensando a tutti i rischi possibili e immaginabili. Eh sì. Altra telefonata, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Volevo domandare al dottor Colaianni, cioè lui parla di corpo e di mente, va bene? Cioè, io capisco un po' questo, però il Siosomafia l'è già forse accertato che la mia mente comanda degli organi del corpo. Vedi, per esempio, c'ho da pagare una cambiale e mi viene la gastrite o la diarrea. Ecco, voglio dire, a livello pratico, voglio dire, per una mente umana rispetto, diciamo, a una malattia, guarirla, cioè a dire, secondo me, che sono un po' afeo io, la mente, per esempio, dei miracoli, do questa spiegazione, la forte volontà della mente agisce sul corpo e mi può guarire. Lui che ne pensa di questo? L'ascolto per televisione, grazie. Grazie mille. Allora, tutta la spiegazione che ho data finora in effetti ci porta a rispondere facilmente a questa domanda, cioè se la mente dell'uomo può guarire il nostro corpo. Certo che può guarire il corpo, perché come ho detto prima, la mente animale e la mente umana non fanno altro che registrare fedelmente qualunque cosa accade nel corpo. Quindi registra come una fotocopia tutto ciò che avviene nel corpo, in qualsiasi momento. Quando l'uomo dice che vuol guarire, in effetti che cosa dice? Cioè quando la parte umana desidera di guarire, in effetti cosa sta dicendo? Che vuol ripristinare lo stato di salute precedente, perché ha notato che non sta bene. Senza notare che sto male, io non desidero nulla. E voglio ripristinare lo stato di salute precedente. Lo stato di salute precedente è la registrazione che ho in memoria di quanto stavo bene. Il punto qual è? È che la parte valutativa di noi non comanda direttamente il corpo. Può solo dire quello che vuole. Deve farsi aiutare dalla parte animale, che è interconnessa direttamente col corpo. Ecco, il punto serio dell'uomo è come fare a comandare questa parte. Io posso dire voglio guarire, però se desidero troppo comincio a temere e comincio a dire alla parte animale che c'è un pericolo, e la parte animale appena gli dico che c'è un pericolo si dà alla fuga, mi piglia la paura. Vede, le nostre emozioni negative, gli attacchi di panico derivano da questo. Non sono senza causa. Io desidero una cosa e ne temo un'altra. Il mio pensiero di pericolo passa direttamente alla parte animale, la quale è un'informazione che do alla parte animale, la quale si mette in fuga. Mette in fuga anche il mio corpo. Ma come posso scatenare una reazione di fuga? Posso trascinare il mio corpo verso la guarigione. Come? Devo dire, voglio guarire, e le religioni ce l'hanno insegnato. E poi, Signore, sia fatta la Tua volontà. Cioè la nostra mente valutativa deve andare passiva. Non deve volere più. Io voglio guarire, sto guardando questa cosa. Ho già fatto, l'ho già detto. Mi metto a guardare questa cosa. E se poi va storto, ripeto il mio intento. Punto. Ma noi facciamo troppo, noi con la parte valutativa facciamo troppo, ecco perché bisogna conoscerci perfettamente. Noi abbiamo un grosso potere, abbiamo una mente animale
che ha il potere di guarire. Perché dobbiamo andare a Lourdes per guarire? C'è una buona ragione perché si deve andare a Lourdes, ma anche anticamente si andava a Epidauro, c'erano i santuari antichi. Perché lungo il viaggio tu vai per guarire, lungo il viaggio è difficoltoso, la tua mente sta al presente. Ma poi stranamente si guarisce perché vai a Lourdes, ti infilano in una vasca fredda. Il freddo di quella vasca blocca la tua parte valutativa. A quel freddo, ma tu ci sei andato per guarire. Questa informazione l'hai data alla parte animale. La parte animale non fa altro che richiamare dalla memoria lo stato di salute precedente e lo rimanda sul corpo. Il resto alla prossima puntata, perché siamo alla fine. Grazie mille al dottor Amico Colaianni che ci ha tenuto compagnia in questo secondo spazio in linea diretta. Siamo al termine, grazie mille quindi per averci tenuto compagnia, per aver dato questi consigli ai nostri telespettatori. Siamo alla fine, linea diretta torna domani alle 15:30. Buon proseguimento di giornata.